Bene, abbiamo chiesto di essere presente a questo incontro, al secondo incontro formativo per i volontari di Sportello, a seguito dell'intervento della dottoressa Franceschi, anche abbiamo invitato la signora Sciascia Boranga che da sempre sostiene il progetto di Prendersi Cura. E diciamo che tra le cofondatrici di questo progetto e come Lega Tumori, tu Sciascia, da sempre hai sostenuto il progetto e anche hai contribuito proprio alla sua espansione. E allora ti chiedo un po' qual è stata la tua scelta all'epoca e qual è anche la tua presenza oggi nel progetto, che è importante sia come persona, nella tua figura e anche come associazione che da sempre si occupa di prevenzione dei tumori. Allora, volevo intanto salutarvi tutti quanti e dirvi che sono molto felice di vedervi così numerosi. È una giornata speciale perché noi abbiamo qui il dottor Deli Quadri, che è diventato nostro presidente di casa di volontariato, cioè di prendersi cura, scusate perché sono emozionata. E poi vedere qui dottoressa Silvia Franceschi, che è un grande valore per noi di averla veramente e con quale abbiamo cominciato a lavorare insieme, ti ricordi? Eh 74. sì. E tu hai sostenuto da Scusa. sempre Prendersi Cura perché sei stata tra le prime a aderire al progetto. Perché io ho sempre creduto che c'è informazione che manca veramente in tutte cose e questo era roba che ci ha fatto spingere, cercare di avere possibilità di farla, che non è stato facile. E qui purtroppo manca una persona che veramente è stata, con quale abbiamo fatto questa cosa insieme, Renza, che non c'è più. Un personaggio stupendo, una donna che si è data da fare, e così secondo me dovrebbe essere gente, perché non c'è roba più bella che poter aiutare chi ha bisogno. E veramente lei manca. Allora, in questa cosa noi eravamo convinti, abbiamo cercato di andare avanti con fatica. In un certo momento è venuto un nuovo direttore che non lo conoscevamo, però siamo andati lo stesso. Da lui abbiamo detto: guardi, qui pensiamo che c'è bisogno veramente di fare qualcosa. È tutto. Lui, per dir vero, è stato molto gentile, ha detto fateci pensare un attimo e dopo una settimana ci ha chiamato. Ha detto va bene, vi do quel posto là. Sì, è stato un po' integro, un po' è stato, abbiamo come progetto Prendersi Cura già il padiglione B inaugurato molti anni Prima. prima e non riuscivamo anche ad aprire un secondo sportello all'L, e cosa che con il direttore all'epoca generale siamo riusciti a stabilire, ed è stata proprio Sciascia e la grande Renza Zanon che veramente ha lavorato moltissimo per l'apertura di questo nuovo sportello. Così come ricordo che Renza Zanon è stata un po' la ideatrice, ha seguito molto anche la produzione delle guide ai diritti, guide che sono ancora uno strumento informativo importantissimo, no? Un Sì. prezioso proprio strumento da dare agli ammalati, alle famiglie, e ricordo anche perché è giusto ricordare che la Lega, attraverso soprattutto la persona di Sciascia, ha contribuito a pagarle le guide, perché qualcuno le ha pagate. Beh, le ha pagate attraverso il contributo appunto della Lega, che continua ancora a sostenere il progetto, e dico sempre in presenza della signora Boranga, particolarmente per lei. E quindi ognuno nel prendersi cura ha più livelli di operatività, da chi è lo sportello, a chi organizza gli eventi come questi, a chi fa programmazione, a chi cerca finanziamenti, a chi fa comunicazione, a chi fa anche ascolto. Ecco, questa è la cosa bella, secondo me, della squadra, che ognuno fa un po' e insieme credo che Sì, possiamo fare questo è bello. molto. E adesso abbiamo, approfitto, ieri proprio in questa sala abbiamo fatto l'assemblea del Prendersi Cura, un nuovo direttivo, come diceva la signora Boranga, abbiamo il dottor Deli Quadri come presidente,
e quindi una squadra che si è rafforzata per poter continuare a fare un lavoro importante, soprattutto per i malati, le famiglie e i cittadini, perché questa è la nostra funzione, con lo spirito di collaborare con tutti. Tutti. Ecco, questo, questo è più importante di tutti, rendersi conto che quello che è importante è paziente e non presidenza e non queste cose. Tutti insieme lavorare per lavorare meglio e fare di più. E questa è una cosa secondo me molto importante. Vorrei tornare sul fatto di prima, che noi come Lega abbiamo sempre fatto con scuole, fatto sul fumo e sull'alimentazione. Ed è una cosa che praticamente andavamo, in fine anno prevedevamo ragazzi che quell'anno non hanno fumato, però io... Sì. Però quello che mi faceva restare male, e non che non sapevo cosa rispondere, che tante volte ragazzi mi dicevano: signora, lei ha ragione, è giusto quello che sta dicendo, ma ci spieghi una cosa, come mai che medici, insegnanti, genitori fumano? E ti spiegate come dirla, che non so cosa rispondere, capisci? Allora cercavi di dire: anzi, voi che siete amore di vostri genitori, dovreste essere voi quelli che aiutate i vostri genitori di smettere. Però era duro. È vero che lo fanno, è vero che molti ragazzi lo fanno. Sì. Ma ecco, io approfitto di questo invito appunto di collaborazione tra le varie anime del volontariato, ma anche tra le istituzioni preposte alla salute, che possiamo proprio lavorare insieme per una educazione alla salute che ci fa bene a tutti. Allora, io approfitto anche per ringraziarti Silvia della tua presenza qua oggi, e penso che il tuo contributo ci possa essere di molto stimolo, e abbiamo bisogno continuamente di essere anche sollecitati, avere le informazioni noi e di essere sollecitati a diventare promotori di salute. Grazie Silvia e grazie Sasha. Grazie a te. Grazie a voi.